Bentornati su Un briciolo di storia. Ma io dovevo dire signore e signori buonasera. Per una volta possiamo saltare, visto che è la terza volta che rifacciamo questo video. Abbiamo un cimelio importante questa assolutamente, volta. Assolutamente, che risale al lontano. Circa, potrebbe essere del 74-75 oppure un po' più tardo, intorno ai primissimi anni 80, meglio ancora fine 70, insomma... Comunque si tratta, trattasi di sacchetto di plastica. Sottile, giusto? Questo, a diverso di altri che abbiamo già fatto vedere, questo è più sottile. Questo però un po' mi emoziona, piccolo. Perché Despard, non con questo logo, con questa scritta fatto proprio così, me lo ricordo perché lo avevo sotto casa. Quindi andavo a fare la spesa alla Despard. In realtà nasce come Spar nel lontano. Pensate, il fronte è uguale al retro. Pensate, è uguale. Senza neanche un po' di pubblicità. Voi non pensate che noi possiamo arrivare a questi livelli. Vi faccio vedere il pino. Ma la Spar esiste anche in Europa, è un'azienda europea. Sto facendo vedere la bellezza del sacco. Beh, adesso la bellezza a un certo punto. Sì, sì, no, sapevo che era. Dove esiste? In Europa meridionale, perlomeno, cioè vuol dire centrale più che meridionale, esiste sicuramente in Austria, esiste da quelle parti, esiste diffuso in Europa, come Spar. Come Spar. Invece in Italia nel 60 si chiama Despar. La D sta per? E non ne ho più parlato di idea. Va bene, noi abbiamo sempre qualcosa di più degli altri. E poi ha cambiato nome ed è diventata anche, mantenendo Despar, ma è anche Eurospar e Interspar, a seconda della dimensione del mai mondo. Visti. Probabilmente sono più diffusi in Veneto e Emilia Romagna. Ah, e anche in Lombardia, perché ce l'avevo sotto casa, quindi ce l'avevo anch'io. Ricordiamo che a differenza di quelli di oggi, che sono in Mater B biodegradabile, in modo tale da poterci mettere l'umido, questi erano in plastica. Ed erano i famosi sacchetti che si vedevano poi galleggiare nei corsi d'acqua, nel mare, perché la gente non era in grado di buttarli nel modo giusto, assolutamente. È un pezzettino di storia comunque, una briciolina di storia. Assolutamente sì, perché noi abbiamo questa capacità. Ma guardate, guarda, vi faccio vedere anche l'interno. Anche l'interno, pensate. Credo che i nostri telespettatori siano già stufi di questa cosa, per quanto stimano la nostra... Ma c'è dentro uno scontrino che non voglio far vedere le informazioni che possono essere sbagliate, comunque è uno scontrino probabilmente della Despard, di 1300 lire, non sicuramente euro, ed è dell'87. Abbiamo anche potevamo fare un episodio a parte sullo scontrino. Fantastico. Dopo ce lo siamo bruciati. Vabbè, uno scontrino. Tristezza, cosa avrà comprato il professore con io in quell'epoca non volete cose. 1300 lire, cosa compravi nell'87? Qualcosa da mangiare sicuramente. Sì. Non ho idea di che cosa. Pensa, abbiamo trovato anche un reperto all'interno. Se non guardavo, Fantastico, veramente siamo commossi. Vogliamo andare avanti ancora molto per far vedere il sacchetto. Salutiamo sicuramente i nostri carissimi amici che ci sopportano. Alla prossima.